Spogliatevi intanto. Tranquillo. Anton Lacabue. Wenn's nächste Mal vorher ist abzuhauen, dann bleibst du für 2 Stunden im Sack. So, nimmst du mit rein, können deine Eltern gerade auch benutzen. Das hier ist nicht dein Platz. Du bist ein Fehler. Verdienst es nicht zu existieren. Ich kann mich nicht an die Regeln halten. Wir haben erfahren, dass du besonders in der Mathematik Probleme hast. Und dass du die Klassen hast mehrmals wiederholen müssen. Aber das hat keine Bedeutung. Der Johannes ist weggegangen. Komm. Richtige Schafsäckel. Anton. Du bist ja ganz verschwitzt. Da kommt davon, wenn man nicht brav ist. Du musst dich jetzt ausruhen. Jeder Mensch besitzt eine Gabe, mit der er sich verwirklichen kann. Alle können einen Platz in der Gesellschaft finden. Jedes Leben hat einen Sinn. Du musst nur Vertrauen haben. Qui si dice che siete stato ricoverato anche nel manicomio di Pfaffers per una visita. Da ist ein schlimmer kleiner Teufel in den Kopf gestiegen. Genau da. Weißt, dass das der Grund ist, wieso du so hässig wirst. Aber jetzt tue ich den Teufel beruhigen. Und in dir austreiben. Komm raus. Geh weg. Geh weg! Du spürst, wie er weggeht. Er versteckt sich immer und dann hockt er dir vorne. Er verbringt Stunden mit den Hasen. Er gibt ihnen zu fressen, schwätzt mit ihnen. Er macht nie, was er sollte, folgt einfach nicht. Die Leute sind Blut. Die Italiener haben Pilzblut. Man kann sie nicht erziehen. Auch sie sind Söhne von Mami! Gott. Sie sind wirklich geduldig. Mami! Anton! Hey, Anton! Anton, brav! Anton! 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 Lauf mir nicht das scheiß Gesicht! Thank you.
Du wirst jeden Monat nach Hause zu deiner Familie gehen. Du hast ein respektvolles Verhalten aufzuweisen gegenüber deinen Kameraden, insbesondere gegenüber den Kleinsten und den am meisten Benachteiligten. Du hast stets zu gehorchen und die zu respektieren, die sich um dich und um deine Ausbildung kümmern. Ich rechne mit deinem guten Willen. Hast du Vertrauen? Toni, lass deine Finger von den Mädchen. Weißt du noch, wo wir in das Sanatorium gegangen sind? Die Fotos mit den Syphilis-Kranken. Die Mädchen. Man kann nie wissen, was die haben. Dann stecken sie dich noch mit einer schlimmen Krankheit an und dann stirbst. Deine Mama hat dich lieb. Hör auf! Mich nicht an! So, los, Junge. Der gesamten italienischen Familienkammer. Der Vater, ein bekannter gewalttätiger Säufer, ist des Mordes angeklagt. Er erklärt sich aber weiterhin für unschuldig. Die an den drei Kindern durchgeführte Autopsie hat die Hypothese einer Vergiftung bisher noch nicht bestätigt. Die Konditionen der Ehefrau bleiben kritisch und mittlerweile gibt es keine Hoffnung mehr für sie. Lacabue bleibt in der Zwischenzeit weiterhin in Haft. Zurück zu der Trainerin, die auf die Welt gestellt hat. Gott, ist nicht gerecht. Es ist auch nicht gerecht, dass du kein Kind hast auf die Welt bringen. Und hey, Gott, was du ums Frecken hast willen, ist der wahre Teufel. Wir sollen kinderlos bleiben. Nicht lästern. Hör auf mit lästern. Wir hätten ohne Kind bleiben sollen. Ohne Gott! Aber das Geld, das du für den Toni seinen Unterhalt bekommst, nimmst du gern. Toni! Toni, mach auf. Nein. Toni, mach auf! Und meine Mami, ist sie tot? Denk nicht an das, was in der Zeitung steht, Anton. Use, mach das Vorkutsch. Use mit. Ne,
Lei risulta cittadino italiano, anche se nato e cresciuto in Svizzera. Ich will hai. Al disco vuol tornare a casa. Non ci puoi tornare in Svizzera. Ich will hai. Chi lo è l'italiano come me su Svizzera? Mi sapete dire perché siete stato espulso? Che mezz'ora. Che cos'è che hai fatto lì, eh? Chi t'ha mandato via? Che è una gran miseria. E ti gave da restare in Svizzera. Ma io non che va? Alla bella maglia un uovo di troni. Questo è però no, eh? Questo è infernuente. Oddio, ragazzi. No, ma niente, via.
Buongiorno. Schön. Se vuole, per scaldarsi un po'. Potete stare qua finché fa così freddo. Tanto io devo andare a Roma e mia madre resta nella casa di là. Le prendo qualcos'altro, eh. Rosa, eh? Allora. Sapete disegnare molto bene. Ecco. Thank you.
vista per un po' di giorni, mi ero preoccupata. Signora. Tenete. Se avete bisogno di comprare qualcosa. Cosa? Signora. Tan gentile. E poi, ad che da spostare tutti i capi di cunè che sta messendo a me giardino? Ad che da tirare via davanti alla casa? Bestia! Non si preoccupi. Mi ricorderò io. Li sistemiamo. Delle Hatzix Papele, ah? Molto bello. Piace? Ah? Grazie. Adesso, cane. Chi vuole cane? Io. No, io. Io, la voglio io. Faccio due. Wow! Signore, buongiorno. Buongiorno, Mozzali. Renato è là qua. E via, è tornato a Roma. Ho fatto dei bozzetti per una scultura e volevo un suo parere. Ma chi è? È il signor Ligabue, uno straniero. Quello c'è di volare. Grazie. Tu sei stato in attesa, ma li tanca sono da mia. Bella, proprio bella. Saltiamo a vendere la porco mighi dal fiume. Sente? Vendere. Con mia. Accompagniamo. Sento mia. Tony! Niente. La serata am la giusta? Rota? No, giusta. Ad man fa buona, più grande. Sì? Sei gentile. Ah, sì. Gode tre patati.
Anel voi mia. Anel voi minca. Porta me il calbrot tedesco. Porta il mo via. Dai. Cosa vuol che sia? La coppa c'è la ghegna, clangla più, la settuta ruvineda. A Pierre. A Pierre. Ferma quella. Albrecht. Ferma quella. Su me che lo fa. Albrecht. Era Tony. Cos'è quello? È il mio cuore, vero? Cos'è? Se tu pure sei un gatto! Neanche Putin mi fa un disegno del genere. Tony, Tony, come fa il gatto? Mau, mau! Guarda lei! Guarda lei! Cut! Lei! No! 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 No!
Tony, vieni qui. Perché fa così? La deve smettere di massacrarsi il naso alla tempia. Vieni qui che ti pulisco. Al sangue al scuol. Almeno al venfora. Il spirito cattivo in gonfora. Al male, al va via. È già uscito il male. È uscito. Dai. Ecco, ecco, piano. Piano, piano. Così. Ecco, così. Così. Papà!
nella richiesta di ricovero qui da noi da parte del podestà di Gualtieri. Si dice che non avete un lavoro, che non avete una moglie e non pagate la tassa sul celibato. Non contribuite in alcun modo alla crescita dell'Italia fascista. Andiamo a vivere a Roma. A Roma? Sì. C'è la guerra. Non so. Renato mi ha detto di darle questa. Sono i suoi colori. Mi dispiace tanto, Tony. Vieni dentro. Buongiorno, Chiari. Buongiorno, Manfredi, piacere. Sì, questo qui, anche questo qui è venuto fuori. Bene. Bene, è un autoritratto. L'ho finito ieri. Sembra un po' quel pittore olandese. In effetti. Ci sono anche altri soggetti. Sì? Sì. Il mio preferito sono gli animali. Dave? Questo che... perché lei cavai in bisari? Questo che... Dave? Cavai in bisari? Questo che... Questo è un film! In bisogno dei cavalli. Dave. Qui sopra i cavalli non c'è la pioggia. Alla pioggia di re. Insomma, i cavalli è più mio. Insomma, mi hai rispetto, i cavalli. Mi hai rispetto. Ai cavalli. E quanto costano? Quanto costa? Yes. Comprate una motocicletta. La moto. E dove la metti la moto? Ma fuori da che? Tony, facciamoci dare dei soldi, va? Ma poi ti compri la moto, te la compri dopo, va bene? Illustrissimo signor sindaco, il signor Mozzali, scultore e artista come me, mi ha assicurato del consenso del signor direttore di questo istituto a che io venga dimesso. Non rimane quindi altro che loro si adoperino per la mia sistemazione a Gualtieri
e so che questo state facendo. Egregio direttore, già questa amministrazione aveva fatto presente all'istituto psichiatrico che non era riuscita in alcun modo a sistemare il Ligabue già l'Accabue, che non ha parenti di sorta, sicché deve vivere con la pubblica carità. Già altre volte questa amministrazione aveva preso in benevola considerazione le richieste dell'Accabue e l'aveva ospitato nel locale mendicicomio. Però la normalità dell'individuo aveva dato adito a seri incidenti fino a provocare nuovi internamenti dell'interessato. Io mi accorgo che di giorno in giorno sto consumando delle energie artistiche che debbono essere messe in grado di dare dei buonissimi frutti. Non è un peccato che tali energie vengano consumate in un luogo dove il basso morale e la mancanza assoluta di spazio e di mezzi mi tarpano ogni energia? Io che potrei produrre opere degne di figurare nelle gallerie. Ella saprà che la mia opera è stata già giudicata da competenti, originale e artistica, e vari giornali di me hanno molto favorevolmente parlato. Signor Sindaco, si metta una mano al cuore e provveda anche provvisoriamente, onde io esca da qui, perché io mi contento di poco. Le porgo i sensi della mia gratitudine e i saluti rispettosi ed istinti. Ecco, firmala. Oh, è la terza volta, Tony. Non voglio più vederti qui, eh? Adesso devi rigare dritto. Bada dove metti i piedi e vedi di non pestare a nessuno, hai capito? Ecco, Mozzali, lei firmi questa in cui si fa da garante come l'altra volta. Staga preoccuparsi, stavolta buona. Mi raccomando, eh? Dammi. Grazie. A voi. Aspettate! Dagli la mano! Ah, sì. Permesso! Aspetta! Sì! Oh. Ah, ecco! A posto! Cosce! Prego, sì. Prego! Cosce! Niente! Posso invitare a vedermi qua, là? Sta nella bottega di Mosciali. Ah, sì, sì. Che fa l'estate prima. Boh, adesso sì. Ero dietro ad andare a mangiare. Un'altra volta. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Che stanno bene? Avevi bisogno d'aiuto? Mio quartiere! Bravo. Allora? Bello? Sì. Bello. Bello. E ha movimentato la volpe. Il mio tangest. Ancora. È tutto fuori squadra. Deve picciare il marmo, guarda. Le case no. Capi mia niente, ha la pettiola. Guarda. Sento un artista. Eh? Allora perché fai delle lapidi per la cimitera? Perché la vado a mangiare. Fenomeno. A porto un tre il dottor Ciappà. No. Lei è una bellissima pittura. Questa che è. Allora, capisci? Niente. Capisci? Quella. Guardi. Alvrev? Ma non so neanche dove metterlo. Allora niente. Lito, Ronnie, Lito, Laura, mi ha capito subito quanto non è cattivo, le buone, subito. E come fate? Ha capito, come i cani, senti subito quanto un cane tu sganiare, o no? Lo sentite? Animale. Tutti. E quella cicatrice lì? Non si cura? Un taglio di botti, insomma. E non fa male? Fa male, al pascia. Bello. A piedi? Al fresco comprerà? Niente.
nocciolini. Che da parlare di tua quella? Parlare di quella? Cosa vuoi da dirmi? Quella di Sved? Sono che mi ha da parlare. Le pragiornè, Tony. Non mi vedo parlare, anche me. Cosa vuoi da dire? Conta quella. So. Mi ha fatto la foto. Eh? Tony, ormai vi è più. Vedi che accompagna Andrea Gualtier? Vado a fare un'intervista? Poco l'ora lei, per la scerrera, d'accordo. Beh, comunque sai che del sopra la camera le lebbra, eh? Cosa? Vedi quella maniera? Mi sono stato anche a 7, senza maniera. Al maniera di mano. Sava che della che ha bisogno. Se chi bisogna vuoi, c'è me. Uivo! Oh. Buonasera, fammi in tempo a lanciare il capletto. Farò mettere su. Grazie, eh. Allora. Oh, Tony, alma scusa, ma comunque un tratempo, una giornata. Mi sei picciato a Cures, in Nabalera, voglio fare l'articolo. Sto che? Lei è l'ultimo. Può fare. Salvo il mettere sul giornale. Le belle. Metto di te quadar. Le bellissime. Però a me l'articolo bello è fatto. E il giornale nata la fammi a fare, eh? Bella fatta? Sì, è una bella scritta. Allora niente. Allora niente. Tony. Allora niente. Senta me un attimo. Allora. Aspetta un attimo. Su che parnata la roba. A gen regista, ad Roma, le deve fare un film insieme ai personaggi dal Po. Sì, ho parlato di Uatar. E adesso al volno sa. Voglio fare il cinema. Sì, Tony, ti fai la tour, main di film. La tu? Ma non fa mica bene. La tu? Mi esci un artista. Tony, è facilissimo. E danca di basica che hai bisogno. I capletti è in tavola. Fidati a me, è una gran occasione. Quello quando tieni dentro anche quell'altro, cerca di spostarti su. Mi sposto più. No. Adesso venga qua verso di noi, Antonio. Venga verso di noi a farlo qui. Così, Antonio. Com'è la sua faccia, Antonio? Ancora. Una cosa, quella. Vieni, adesso.
Adesso noi facciamo quest'altra scena. Voi però dovete metterlo a suo agio. Vi chiedete se fa un disegno, un quadro per voi, e lui vi chiederà un bacio in cambio. E poi? Ma voglio passare da buon? Lui farà quello che sente di fare voi. Mettetelo a suo agio. Un guide del repo, allora. Ma dove? La passeresa buona c'è. Eh? Detto, allora, Raffaele. Tutto fare il cena. Sì, sì, mi è piaciuto di mondi. Se fa piacere posso far accompagnare qua. La metti sto. Per ringrazio. Sire, un bel a rifare la camera, che bisogno è quello. Ho portato i pasti. Ifo? Ivo è mia, ah, la devi portare di mobili a farme. Andiamo pure a mettervi in cucina. Sì. Pulire la mia macchina. Se se Tony non la veda per bene. Oh, Tony, che te un po' stamanto in due che è una bella simca. Beh. Chef security nella macchina di Sio? Ah, se se advanced, beh. Savrì. A porta mantua. A che la priveder? Beh, altro, altro. Okay. Ah. Mi piace. Tony, i pasti che i miei tambuni, in due tolti. Ma che buonissimi, ma. De tutta rusnina da morta, la cadena, che vuoi diversi giorni qua sistemarlo. Sì, va bene. Ma questa che? Questa? Ah, me la puoi fare rossa? Questa che? No, Tony, ma lo costa di mondi e fare la vernisère. A che l'astore che? Avevo su da cambiare a glanelle dal piston, come dire che è in ordine. Questa? Quella lì. Ah, va bene. Allora, allora, me la vuoi questa? Dal piston? E quella verta? E poi me la vuoi anche al bianco. Bianco? Sì. Ma se cosa costa? Ma ha fatto 10 quadri. Ehi, 10 quadri grandi ha fatto. Grandissimi. 10 quadri.
esposizione in galleria con queste. Sembrano giocattoli. Ma lei sa far solo delle bestie. Ich bin ein Kursartist! Ich bin ein Kurs, ich konnte es lernen! Schiff kommt ein! Gleich, Schiff kommt ein! Persone importanti, chiaramente. Tanto di lettera. Persone importanti, sì. Sì, sì, sì. Io ho un'azienda a Reggio Emilia e c'è anche una casa vuota che vorremmo allestire come studio per voi. Dovrete fare molti quadri, ma solo per noi, eh? Le darete alla mia officina. Oh, sì? Antonio, il documentario è venuto davvero molto bene. E a Roma non si parla altro che di voi. L'ha visto anche Mazzacurati, che mi ha detto di salutarvi. Mascurati. E assieme al signor Vigorelli, che è un critico molto importante, abbiamo deciso di organizzare una mostra a Roma. A Roma? Mostra? Per me? Per lei. Questo che è le speciale. Antonio, ci sarà bisogno almeno di una trentina di quadri. Lei crede di riuscire a farli? Sì, servono tante tubette di colore, coi boom, coi tedeschi, coi merca, da prendere a Reggio, a Reggio, mia che da Savonazzi. Caio, tutti i scechi. Antonio, noi le compriamo tutto ciò che occorre, i colori, le tele, e può venire a mangiare qui tutte le sere. Poi passiamo noi a pagare il conto. E mi comprate anche un grammofono, coi desk? Sì. Grazie. Grazie mille. Fatto così, mangia sempre da solo. A Roma! A Roma!
Buonasera, Tony. Ma basta con l'imoto. Hai puto mio, mi tardente. Avrò bella di tanti volti. Ma bisogna che la veda. Se no me la frega. A sta che Aldo a fare la guardia. Oh, Aldo. Qua ce l'ha bene. Ah, allora. Questi che è da spedire a Roma. Dopo ti incarti e ti avrai in ferrovia, ciapa. Buongiorno. Sono qui per il pranzo, come lo paga il regista. Sì, sì, al suo, Tony. Vieni da là, che abbia la tutela bene che prende te. Vieni da là. Stai che. Successo? Sono messo in sta nafta. A te lo dico che non mi accendere adesso. Con che nafta che? Nafta! A caffè in un coca! A caffè in un coca! Nafta! Dash! Quando arriva la res, quando arriva? Per concorso! Quando arriva? Chi lo gioca? Forse? Tira giù, forse. Ma si è detto? No, mia, tira giù! Forse. No, ma... Forse. Sì. Sì. Ecco. Allora, questa qui avrà madera merceria. Ah, grazie. E invece questa qui le mie vestite da sposai. Ah, sì. Mia moglie avrà strecche a misura. A Valdaglio intera. Però prima abbiamo che fare il bagno, Tony. Sì. Dai, su, andiamo meglio. Un bel preparato tutto. La sciolla, il savon. Ma che solo asciugamani, a vagatore. Vi aspetta di là? Dai!
Ligabue non può non scuoterci, non convincerci. Il colore nelle sue opere esplode nello spettacolo sbalorditivo di una violenza quasi primordiale. Io credo che Ligabue sia l'unico che con slancio genuino sa intercettare le forze segrete della natura e farne allucinata narrazione visiva, se mi si permette questo paradosso. I suoi autoritratti scavati nella notte pervasa di stelle, ecco, a prima vista la sua pittura può sembrare semplicistica, illustrativa, ma io credo che oggi come oggi Ligabue, con magica perizia di pittore, sa darci in un unico impasto lo specchio delle cose, ma anche lo specchio del conflitto del creato. Ma cosa ci fai qui? Ti abbiamo cercato dappertutto. Dai, scherzi? Cosa fai se scherzi? Dai, che c'è tutta la gente che ti aspetta. Dai, frucia. Abbiamo fame. No, no, il frucia, spon mia star da scherzi. Dai, frucia, dai. Sono tornato! L'artista è tornato! Mamma? È ormesso? Signore. Allora. Tony! Signore. Va bene, Excelsior, Tony? Ah, io devo far meglio. Meglio. Molto meglio. Va bene. Oh, siamo arrivati. Grazie, Tony! Allora, Tony, è quello lì il premio? L'Aquila? No, questa che... Questa che... è mia. No, è ma per me un medagliatore. Me la vedo di Chirico, eh? Un gran artista. Oh, bisogna che incominciamo a catalogare tutti i quadri, eh? Ah, sì? A tanti. Sì. Breve, ci stai breve. Grazie. Complimenti. No, no,
voglio bere. No, dai. Dai. Don Pian. Pian. Bene. Bravo. Sei un bravo autista. Io ho ragione. Però hai da promettere dar magnar magar. Magar c'è. Se no le molle dal sedile e fa gnac gnac. E la mia macchina la sruina. Hai una macchina poi? No, anglo mia me la macchina, signor Tony. È una moglie? No, ad colle agno tanti. Perché è anghignita più bella in la vita che avere glidoni, signor Tony. Glidoni è pericolosi. No? Tony, è bellissimo. Ho usato in fretta, tal po' mia vanda. Lascerà la Mecca, questa. La Mecca. Chiuda, pittorella. La mia vita, quanto mi sposa. Questa, perché? Quanto mi batte le donne, ti fa paura. Allora, prima. Da fian piace, Tony. Non vuoi sposare? La mettona. La mi deve fare niente. La mia donna. No. Ma al porto. Al porto mangiare. Da quel che vuole al porto. Farò sciù. La moglie era di un'artista. Che? Che vede? Cosa fate adesso? Volete la moto adesso che trenera piovere, dai, Leslie! So. Oh, dai, candom! Voi avete una moto, per caso? No, ma non mia, va bene, bisogna che vaga a lavorare! Mia, farla! Adesso va bene. Morsali! È un po' il mio!
La lunghezza va bene. Va bene. Va bene, va bene, sta bene. Sì, sì. Grazie. Prego. Arrivederci. Dai, ti utile a guardare. Tony, tu ti guarda perché asciomi lui e fa un kel da mate, te, vieni giù con il paltò. Me nella mia vita, ho partito tanto, e al kel non senti niente. Via dalla mia macchina, autista! Oh! Via dalla mia macchina! Da via! Via dalla mia macchina! Tony, stecchelo! Scusa, alzi! Adman? Ad fa un quadro più grande. Dai, Tony, modo su, dai. Come stai, chi? Stai bene, Tony, stai proprio bene. Ehi. Asciò che sono brutto, al vento. Ma ricordi come sono un artista, ricordi. E gli artisti si ricordano del tempo, e fanno le statue. Wetter, invece che c'è solo un autista, quando lasciare morto, lasciare morto. Lasciare. Andare su, non ogni... E vedi che te, allora. Oh. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Grazie. Bravo. Okay. La bianca e verde. E se fosse mia al bianco, lascerei brutta. Mi piacerebbe sperare tanto come fece un ritratto, Tony. Eh? Ritratto? Adesso ho tanti quadri da fare per me della mostra. Al vetro. Allora, Tony, come va la? Per festing? Ah, oh, sì. Sai che non vuole portare via il triciclo? A go fare una cambiera, ma sono mia come fare a pagherla. Né senza il triciclo che, ma sono mia come fare. Ho finito un cacca. Ceppa! A te ringrazio, Tony. Mamma mia. Grazie, Tony, grazie. Grazie, Tony. Grazie, grazie. Ti hai fatto una mosca? E la farfalla? Non è mia fatta la farfalla. Farfalla? Farfalla è al premio. Che maldato. Guarda, un quadro. Come si dice, mi soddisfa, ma non è mia sempre. Tony, me a vagvia un momento. Oh sì? Tornate? A vago fer benzina. Vado.
arrivo. Mi dacci un momento, per piacere. Lasciamo anche la macchina nuova. Salvo venire a fare un giro. L'ho sempre da fare, come si fa? Sono sposato. Guarda, me Cesarina a vol benetta che la macchina. Prima devi fare una posizione. Sciola. Ma ho più una posizione. Ma sono un artista. Dai Cesarina, ve per piacere in cucina aiutare a grattarmi il formaggio. Alessandro! Oh, Alessandro! Niente! Sta che la perde?
giusto? Trini. Grazie. Appunto, ma come sfissa? Certo. Grazie. Prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. Questo qui è per voi. Grazie. Vi viene a disturbare? Sapete che adesso andiamo anche in America per di quella. Ah, è bei. Io proprio bei. Sì, è bei. Grazie. E adesso ho guadagnato anche 50 milioni. È abbastanza? 50 milioni per sposare? Basta, basta, basta con sta fola! Ma che sposare, sposare, che ti sorte e ti spondi tutti! Molto regalo. Portal via! Bertoni. Ma vuoi fare la comunione? Non sei una bestia. Intanto impara mia biasmer. Vuoi provare te? Secondo me azzi buono anche con la sinistra. Sì. Buongiorno, signor Antonio. Buongiorno, Tony. Come va? Allora? Oh, non fu mia ben pure. Sta buono, Tony, mi sa dite. Ma perché si vuole lasciù? Vabbè. A voi mio, Andrea. A voi mio. Si vede. Ho capito, ragazzi, non è stato anche me. Adesso. Oh, voilà, Tony. Adesso ho fatto un... Vedrai che passa tutto
e che il bracelet si riprende. E che? Ma guarda che, smagna bene? Ah, sì, sì. Smagna bene. E voi? Fai ancora meglio che io? Non c'è... Metto la pomata. Vabbè. E invece se le moto le ho ancora giù? Che pensi me? Il sottoscritto Ligabue Antonio, senza fissa dimora ma con domicilio di soccorso in codesto comune, con la presente si pregia a fare rispettosa domanda alla signoria vostra al fine di ottenere l'ammissione permanente nel ricovero di mendicità di Gualtieri, ove attualmente si trova ospitato perché è affetto da emiparesi destra da vascolopatia cerebrale. Il sottoscritto è solo, povero, nullatenente, pensionato dell'INPS con libretto numero 112-7454. Si impegna a versare a favore dell'amministrazione comunale la quota di pensione eccedente le lire 7.000 mensili. Mi impegno anche a legare quanto resta del mio patrimonio mobile, le mie 3 automobili, le mie 12 moto, i miei animali imbalsamati, un coccodrillo, un'aquila e un airone, a codesto comune, liquidando la parte di debiti che potrei avere contratto fino al giorno del mio collasso cerebrale. Adesso vediamo che vaga, Tony. E allora il pasti è lasche. Ah, quasi. Tornerò per sta gattara, no? La Cesarina, via mia. Era sempre migliore col lavoro, Tony. Però la madita è salutare. Gica lo vuoi bene. Antonio, siete? Ah, ma siete qua allora. Scusate, sono venuto a fotografare il quadro. È molto bello, Antonio? Sì, sì, sì. Okay. Mettetevi lì in posa, con la vostra modella. Cesarina, alzatevi. Alzatevi, mettetevi in posa. Ecco, lì. Ecco.
Andiamo. Come.